Questa è quasiradio.it. Quasiradio.it. Allora, buongiorno e benvenuti nella fonderia Marinelli di Agnone, un piccolo paesino che è nelle montagne del Molise. E innanzitutto vi ringraziamo per essere qui e qui siamo proprio nel cuore della fonderia Marinelli, dove ci sono questi modelli in lavorazione. Infatti li potete vedere che nel nostro gergo diciamo che i modelli fumano. Lavorazione antica, noi ci siamo fermati all'anno 1000, come si facevano le campane 1000 anni fa, così le campane le facciamo oggi. Ci sono aziende che grandi torni che torniscono le campane, prodotto perfettissimo. No, noi siamo rimasti fermi alla fusione a terra, siamo rimasti fermi con le decorazioni, con le immagini, cioè con tutto quello che vuole il cliente, siamo rimasti fermi a una lungaggine di lavoro. Per fare una campana ci vogliono 3 mesi e naturalmente nelle nostre campane, se mi posso permettere, c'è tanto cuore. E quindi vicino a me c'è Ettore, che sarebbe il figlio di mio fratello Armando, quindi la generazione, ringraziando Dio, va avanti. Ettore, magari in 2 parole ci spiega come si fa una campana. Ora vi faccio vedere come si realizza una campana dalla prima fase, che sarebbe quella dell'anima. Con una sagoma noi andiamo a tornire tutto, appunto, l'anima della campana, che sarebbe la parte centrale, quella che sta dentro la campana. E questa si fa prima con dei mattoni, mettendoli sempre sagomati, forma circolare, insomma, si fa con dei mattoni e poi si ricopre di argilla, quindi diventa una specie di forma di argilla, quindi la parte interna della campana. Successivamente si leva uno strato alla sagoma, questo strato alla sagoma formerà appunto la sagoma della falsa campana, che sarebbe la stessa campana uguale, solamente che in argilla, che questa campana verrà distrutta poi alla fine. Successivamente, una volta che su questa falsa campana andranno i fregi, cioè andranno messi i fregi, e poi successivamente viene fatto il mantello. Questo mantello viene collocato sulla falsa campana, così, quindi viene ricoperto e si fa in argilla, quindi tu con vari strati, sempre dal più sottile al più doppio, viene ricoperto e poi successivamente si scalderà con dei carboni dentro, quindi la cera si scioglierà e darà la possibilità di staccare il mantello dalla falsa campana. La falsa campana andrà distrutta, perché alla fine andrà in questa intercapedine calato il bronzo, perché rimane proprio l'intercapedine della falsa campana. Qua viene fatta la colata di bronzo, che fonde a 1000 gradi, noi però il forno lo mettiamo a 1200 gradi, quindi con la fusione andrà a colare quel bronzo. Una volta, infatti, qua potete vedere che ci sono i fregi in negativo, dove appunto entrerà il bronzo. Pasquale, la musicalità delle campane, da che cos'è, da cos'è che cambia? E sono calcoli, sono parametri. Diciamo che la campana sconfina un po', come abbiamo parlato prima, l'arte, perché la campana ha dei disegni, delle decorazioni, e quindi ci sono gli artisti che preparano questo. Matematica, perché sono calcoli matematici, la matematica nella geometria, perché poi bisogna disegnare la sagoma, e poi importante e fondamentale la musica. Quindi, come vedete, la campana tocca un po' tutti quelli che sono, diciamo così, elementi fondamentali. Per quanto riguarda la musica, quindi bisogna sapere il diametro della campana, che è la misura fondamentale, il diametro. Dal diametro viene fuori lo spessore massimo, dove batte il battaglio, che è un quattordicesimo del diametro. Poi cambia la curva, quindi salendo cambiano i parametri, cambiano i diametri, cambiano gli spessori, e qui abbiamo un'altra nota. Qui abbiamo la terza, qui abbiamo la quinta e qui abbiamo l'ottava acuta superiore, perché alla testa della campana abbiamo perfettamente la metà delle misure che noi abbiamo alla base.